Buongiorno, oggi è San Matteo, questa rubrica ha tre amici con i quali campiamo, per i quali campiamo, che si chiamano Matteo e sono nel nostro cuore più degli altri, a cui facciamo tutti gli auguri. Uno è Matteo Renzi, un altro è Matteo Salvini e l'ultimo, ma attenzione, forse il più utile, è Matteo Cotellessa. Quindi io faccio gli auguri a tutti e tre perché con loro campiamo, grazie a loro noi stiamo bene, lavoriamo bene. Il titolo subito lo vorrei dentro. Perché l'argomento è questo, in tutti i sensi questo è l'argomento, autocritica. Chi deve fare l'autocritica? Io. Perché ho passato il weekend a mangiarmi le mani, perché ho capito sabato mattina, anzi, sì, sabato mattina ho capito che i lavoratori del Colosseo che protestavano e tutti li hanno crocifissi, li hanno bastonati, questi disgraziati che fanno l'assemblea dalle 8 alle 11, i turisti penalizzati, morituri de salutant e tutte queste cose qua, vabbè, signori, ho scoperto con grande semplicità che i lavoratori dei musei, e quelli pure del Colosseo, hanno ragione, avevano ragione, scusatemi, scusateci, ma soprattutto cerchiamo di puntare l'indice su chi ha torto, è il ministro Franceschini, non c'è dubbio, perché? Come l'ho scoperto? Ho visto che il provvedimento del governo è un provvedimento duplice. Da un lato ha fatto un'equiparazione tra questi lavoratori dei musei e i servizi pubblici essenziali. Ha fatto benissimo, perché durante il giubileo, ma non soltanto il giubileo, in una città come Roma, Firenze, i lavoratori di questi servizi sono essenziali. Nello stesso decreto, in gran silenzio, ha inserito i fondi per pagare quegli straordinari che non pagava. Dunque, mi sono chiesto, non pagavano gli straordinari, non pagavano questi dipendenti e vi meravigliate che protestino? Che devono fare? Se non li pagano, vorrei vedere se i ministri gli sospendono 6 mesi lo stipendio o gli sospendono 2 mesi lo stipendio. Allora, il ministro Franceschini queste cose le sapeva, non le ha dette, hanno fatto i furbi, hanno fatto passare il decreto per risanare come il decreto che finalmente mette a posto i dipendenti, ma i dipendenti, bisognava anche dire all'opinione pubblica che i dipendenti non avevano i soldi degli straordinari perché questi soldi sono stati stanziati contestualmente. Io l'ho capito sabato, mi scuso perché basta prendersela con i disgraziati, con i poveracci, con la gente che lavora, quando ci sono responsabilità, anche in questo caso, di chi comanda, di chi li governa. C'è poco da fare, signori. Così stanno le cose e forse stavano così anche a Pompei. Adesso mi informo e naturalmente ci faremo una trasmissione su questo. Intanto saluto il mio ospite che è Enrico Stefano, che è consigliere comunale dei 5 Stelle a Roma. Ho chiamato Buongiorno. Un esponente dei 5 Stelle per due motivi, Stefano, e bisogna che mi parla di... Ti posso dare del tuo, vedo che insomma non penso che di poco sfiori 30 anni, quindi sono ancora un po' sotto. Sei sotto, quindi facciamo pari e patta, io ti do del tu, me lo puoi dare anche te e naturalmente, però devo dire una cosa, che gli argomenti sono due. Il primo, ho visto la denuncia del Presidente della Commissione di Vigilanza Fico sulla questione dell'informazione dei 5 Stelle. Allora, lui dice ci stanno tagliando fuori dall'informazione. Devo dire io, un po' è colpa vostra, però detto questo lui ha ragione, cioè me ne sono accorto guardando i mezzi di comunicazione e di informazione, non avete spazi adeguati per rappresentare le cose che avete da dire. E questo è il primo punto. Il secondo punto ti riporto a Roma, dimmi la tua, e partiamo subito da questo, dimmi la tua su questa piccola autocritica che ho fatto io ma gli altri non l'hanno fatta. E dimmi la tua su questa informazione e di chi sono le colpe di Roma. Ma sul discorso del Colosseo, secondo me, se possiamo continuare a darci del tu, diamoci del tu, hai fatto un'ottima ricostruzione, più o meno quello anche che molti nostri parlamentari avevano riportato verso la fine della scorsa settimana, intorno alla giornata di venerdì. Chiaramente c'erano dei lavoratori che non percepivano gli stipendi, non percepivano gli straordinari le domeniche, e quindi appare evidente che se un lavoratore non viene retribuito, fare un'assemblea mi sembra il minimo. Tra l'altro anche io un po' ho ricostruito la vicenda e loro hanno dato prontamente comunicazione dell'assemblea e il problema è stato al vertice che non c'è stata un'organizzazione, non c'è stata un'adeguata informazione ai turisti e quindi si è creato il disagio. Il mio pensiero, certe volte, come si diceva, a pensare male ci si azzecca, è che
si sia voluto costruire il disagio per poi andare avanti con le solite storie che sentiamo qui spesso a Roma, che la colpa è sempre dei lavoratori, succede con ATAC, succede con AMA, è successo con la Polizia di Roma Capitale, con gli agenti della Polizia di Roma Capitale a Capodanno, con i macchinisti della metro e quant'altro. Mi è piaciuto molto della tua ricostruzione appunto il discorso che molto spesso le responsabilità sono ai vertici, però si fa presto a scaricare invece le colpe su chi è alla base della piramide e deve e subisce le decisioni altrui. Peggio, peggio, tu hai completato quello che volevo dire io. Peggio, ricostruiamo bene, che qui siamo, hai fatto l'elenco, siamo alla decima volta. Ci sono gli statali, ci sono i dipendenti pubblici, sono in realtà anche da criticare moltissimo per gli sprechi. Oggi c'è una cosa della Guardia di Finanza che pubblicano il Corriere della Sera e il Giornale agghiacciante sulla corruzione, le truffe e gli sprechi dei funzionari pubblici. A parte, quella è questione appunto che continua ad andare avanti per responsabilità di omissione. Poi ci sono i dipendenti pubblici di Roma che sono, come si può dire, quasi un mito nelle barzellette, un'icona delle barzellette. I dipendenti pubblici di Roma non lavorano. Io sono romano come te e so che è vero e non è vero, è vero a Roma come a Milano, insomma. Allora, io credo che siccome il Comune di Roma è allo sfascio, e tu sei nel Comune, poi me lo confermi, questa costante, incessante ricerca dell'episodio col tramviere, con quello della metro, con quello dei rifiuti, con quello del Colosseo, serve ad attirare l'opinione pubblica sui dipendenti pubblici di Roma di più e meno su quelle cooperative che in molti di questi stessi settori, vedi i giardini, vedi i lavori pubblici, vedi la casa, vedi altri problemi, quelle cooperative alla Buzzi per intendersi, che lì lucravano, truffavano ed erano d'accordo invece con esponenti politici. Cosa pensi di questa mia tesi? No, anche questa mi trova molto d'accordo, purtroppo in questi anni è un guaio per me, qui se siamo troppo d'accordo non solo non venite più voi in televisione, ma magari mi fanno uscire pure a me, comunque di la tua. Speriamo di no. Speriamo di no. No, dicevo, purtroppo qui a Roma abbiamo assistito negli ultimi 10 anni almeno a una politica che invece di risolvere i problemi li creava e poi ci speculava sopra, sia dal punto di vista del consenso che dal punto di vista economico. Faccio l'esempio dei campi Rom, che è un tema anche questo attualissimo qui a Roma. La politica non ha mai risolto questo problema, l'ha utilizzato ogni volta prontamente durante le elezioni per dire chiudiamo i campi Rom, risolviamo il problema e quant'altro, e poi dietro c'erano appunto le varie cooperative di Buzzi, Carminati e quant'altro che, come è emerso dall'inchiesta Mafia Capitale, lucravano sul disagio e sull'emergenza. Quindi è un po' questo il discorso, la politica non ha mai affrontato i problemi qui a Roma, non lo sta facendo neanche Ignazio Marino, per creare sempre degli episodi appunto sui quali poi scaricare le colpe. Noi abbiamo portato tantissime proposte, anche a costi contenuti, per migliorare ed efficientare il servizio di ATAC piuttosto che di AMA, che sono le aziende che gestiscono il trasporto e i rifiuti qui a Roma. Domani in Campidoglio inizieremo la discussione proprio sul contratto di servizio su AMA. Noi abbiamo portato molte proposte, emendamenti al contratto di servizio per finalmente chiudere il ciclo dei rifiuti, creare degli impianti, puntare su quello sul riciclo, che è quanto avviene in Nord Italia piuttosto che in Europa, tutte cose che appunto a Roma sembrano impossibili perché dietro ci sono delle aziende private o delle cooperative che effettuano loro il riciclo e rivendono le materie prime guadagnando al posto di AMA praticamente. Ecco, hai detto bene, molte cose le abbiamo scoperte dall'inchiesta Mafia Capitale, parlo, perché qualcuno le denunciava, piccoli episodi, ma dall'inchiesta abbiamo avuto da alcune confessioni ai magistrati, vedi Buzzi, vedi Odevaine, ce ne sono anche altre, abbiamo avuto la prova approvata che era un sistema che si reggeva. Ora, molti hanno osservato che mafia, definire mafia quello che succedeva a Roma è un'iperbole, un'esagerazione. Io sono convinto che questa cosa è stata fatta per avere uno strumento giudiziario, perché altrimenti non riuscivi a colpire l'associazione e l'associazione che si prolunga nel tempo. Voglio sapere la tua opinione, la vostra poi.
Beh sì, che fosse un sistema è emerso e noi ce ne siamo anche accorti più volte in Assemblea Capitolina. Considera che il mio gruppo cui appartengo, che è formato da 4 consiglieri comunali, noi facciamo almeno un esposto al mese in procura o alla Corte dei Conti per non contare poi le varie interrogazioni, accesso agli atti e documenti che tiriamo fuori puntualmente. Mafia Capitale era un sistema, probabilmente lo è ancora, noi e nei prossimi giorni depositeremo un esposto da questo punto di vista per dimostrare che ancora, anche nell'ultimo bilancio, l'assestamento di bilancio che si è votato a luglio di quest'anno, ci sono delle proroghe alle solite cooperative di Mafia Capitale, quindi è un sistema che la politica non ha mai combattuto, ma purtroppo ci è andata a braccetto e questo è successo sia a destra che a sinistra, proprio a dimostrare quanto questo sistema fosse trasversale. E poi ci sono tanti, tanti ancora aspetti magari che non sono emersi e che emergeranno nei prossimi mesi. Ti voglio portare su argomenti più nazionali, anche se portarci persone di Roma è più significativo, perché per esempio il tema informazione e comunicazione, con Roma messa in queste situazioni, è grave dovunque che non ci sia spazio per le cose che dice il Movimento 5 Stelle, ma per Roma è più grave, perché è evidente che molta gente dice qui non si va avanti se non si confrontano le idee e si arriva a votare. Voglio sapere su questo tema dell'informazione se voi ne avete parlato e cosa intendete fare. Ho visto la dichiarazione di Fico, ma mi pare che si prepari un'offensiva sulla mancanza di informazione per i vostri programmi. Beh sì, è vero, magari soprattutto all'inizio dell'esperienza del Movimento 5 Stelle che siamo stati tenuti un po' ai margini dell'informazione o ancora peggio siamo sempre stati un po' trattati come quelle persone che per sbaglio, inesperte, erano capitate nelle istituzioni, dal Senato alla Camera fino appunto ai consigli comunali e municipali di Roma. Forse qualche volta non siamo neanche stati presi troppo sul serio, un po' come se fossimo veramente capitati per caso. Invece io penso che stiamo dimostrando piano piano, sia quando partecipiamo alle trasmissioni televisive, ma anche quando ci confrontiamo dal vivo, in piazza, nelle strade, con le persone, che siamo tutti quanti delle persone molto preparate, molto serie, che non fanno altro che portare poi delle proposte di buonsenso all'interno delle istituzioni, che siano le più piccole municipali fino al Parlamento nazionale o anche al Parlamento europeo. Quindi diciamo che ci stiamo riconquistando anche degli spazi, penso anche perché è apprezzato quello che diciamo, le proposte che portiamo, insomma. Secondo voi perché nella televisione pubblica, ma anche sui giornali così, siete tenuti, diciamo, un po' in disparte, comunque con meno considerazione di altri, Ma pur forse, avendo il 25% dei voti in Parlamento, certo. Ma forse perché diciamo delle cose un pochino scomode. Io per esempio ho seguito l'intervista a 8:30 di Ignazio Marino. E che mi sembra della scorsa settimana, forse 2 settimane fa, adesso non ricordo di preciso, insomma, con Lilli Gruber. E a me personalmente sarebbe piaciuto essere lì per, diciamo così, smontare alcune bugie che Ignazio Marino raccontava tranquillamente in televisione senza interlocutore. Quindi forse per quello un esponente del Movimento 5 Per Stelle. esempio, quali ti hanno colpito? Beh, quando Marino racconta sempre che lui ha combattuto Mafia Capitale e quant'altro, che lui era il nemico, l'onestà e quant'altro, Marino si dimentica sempre che lui a luglio 2013 ha scelto 12 assessori per sua stessa ammissione, basandosi sul rapporto di fiducia e quant'altro. Tra questi 12 assessori poi c'era Daniele Ozimo, che ce lo siamo ritrovato agli arresti per l'indagine di Mafia Capitale. Quindi Marino come fa a dire che combatteva la mafia se lui aveva dato una sua delega, tra l'altro molto importante, che era quella alla casa, al lavoro, alle politiche abitative, a un assessore che poi è finito in un'indagine di Mafia Capitale? È chiaro che Marino non dice le cose come stanno, però nessuno glielo fa notare purtroppo. Beh, sai, la memoria è corta, molto corta, perché per esempio una cosa che non dite neppure voi, ma che è una cosa che mi è venuta in mente a me da romano, Marino è spuntato un po' come un funghetto nelle primarie del PD. I candidati suoi oppositori si chiamavano Gentiloni e Sassoli, non sono due signori nessuno, sono ministro degli esteri e parlamentare europeo. È spuntato questo Marino all'improvviso, ho pensato. Quando vota meno gente, e quindi questo alle primarie soprattutto, è più facile che i gruppi organizzati portino avanti i loro candidati. Per
A Genova è successo lo stesso, Cofferati ha denunciato il fatto che la sua avversaria aveva portato i cinesi, gente che lavorava col suo assessorato. Allora io, dopo che si sono visti questi verbali, ho pensato, ma non è che le cooperative, le famose cooperative già organizzate prima da altre persone del PD, hanno portato in trionfo Marino a vincere le primarie e poi il resto lo ha fatto l'elettorato, perché è andato a votare al 50% a Roma, ha votato voi un po', anche poco all'epoca, e ha votato molto di più dopo, e ha votato Marino, e non sono andati a votare Alemanno per motivi ovvi, perché non condividevano quello che aveva fatto. Non sarà che i grandi elettori di Marino poi alla fine sono stati gli stessi dell'inchiesta? Ma come diciamo prima, a pensare male... Ma guardate i voti, guardate i voti. No, poi emerse anche, ci furono mi sembra appunto durante le primarie del PD, degli stessi esponenti del Partito Democratico, che sia per quanto riguarda l'elezione di Marino, ma anche, io ricordo in un municipio, tra l'altro il municipio dove sono residente, ci furono delle iniziative sospette in cui masse, diciamo così, di persone andavano a votare alle primarie in cambio di veramente un pacco di pasta piuttosto che qualche altra utilità. È chiaro che le primarie del Partito Democratico molto spesso non si sono dimostrate uno strumento all'altezza. Noi da questo punto, come Movimento 5 Stelle, utilizziamo un metodo, è quello delle votazioni online, che magari ancora oggi sarà un po' prematuro perché non c'è un'ampia diffusione di internet, però in una prospettiva futura è il modo più trasparente per poter prendere delle scelte in maniera autonoma e appunto chiara. Poi quando ho sentito in televisione, e devo ringraziare Vespa per questo, che Casa Monica votano in massa PD, insomma, io qualche conto me lo sono fatto, da cittadino. Parliamo di Giubileo, oggi sul Messaggero c'è questa notizia, che si stanno organizzando i percorsi sicuri per il Giubileo, cioè si sta cercando di blindare Roma in alcuni dove si fanno i lavori. Voi che idea avete su questo? Ce la farà Roma col Giubileo? Ma io non voglio passare per pessimista o per però la situazione è molto grave, è tragica. Io vivo la città di Roma tutti i giorni sui mezzi pubblici piuttosto che in maniera, diciamo così, diretta. La situazione è veramente drammatica, io non penso che la nostra città sarà pronta per il Giubileo, non lo sarà meno che mai per le Olimpiadi del 2024, che ancora è un'assurdità che si porta avanti, perché poi i lavori del Giubileo sono dei lavori di ordinaria manutenzione che sono stati spacciati come lavori straordinari o che per chissà che cosa. Rifare il manto stradale della stazione Termini è un qualcosa che si dovrebbe fare ogni 2-3 anni, non in occasioni, in eventi speciali come il Giubileo. Anche questo secondo me è un altro difetto della politica che ha amministrato Roma in questi anni, indistintamente sia a destra che a sinistra, che non si lavora mai per l'ordinario, non c'è mai una pianificazione, non c'è mai una visione di città, ma ci si adopera per eventi straordinari, il Giubileo piuttosto che i mondiali di nuoto, piuttosto che le Olimpiadi, piuttosto che non si sa cos'altro, non c'è, manca una visione di città, e quindi poi si è costretti ogni volta a rincorrere gli eventi, quando poi invece anche una semplice pioggia autunnale diventa un uragano, perché la città non è pronta, perché i tombini non sono manutenuti, piuttosto che le strade, per non parlare poi di disagi più grandi dal punto di vista del trasporto o dei rifiuti, che sono delle emergenze che scoppiano puntualmente ogni anno, soprattutto nei periodi critici. Ripeto, noi abbiamo fatto molte proposte al sindaco Marino, che purtroppo le ha puntualmente ignorate, per efficientare il trasporto pubblico, parlo dell'aumento della velocità commerciale dei mezzi tramite le corsie preferenziali, parlo di passaggi semaforici sincronizzati con il passaggio dei mezzi pubblici per risparmiare anche lì molto tempo. Perché il problema della città di Roma è che è una città soffocata dal traffico, soffocata dalle automobili private, e quindi è praticamente impossibile muoversi. Poi bisogna rendere competitivo il trasporto pubblico a svantaggio dell'automobile privata, che secondo me ci guadagnano tutti. E poi guarda, quello che hai detto prima non vale solo per Roma, ma anche per altre città italiane. Con l'emergenza la spesa corre, per forza, certo. Che di fronte all'emergenza salgono le spese, si devono approvare i progetti in fretta, e quindi avere molte emergenze e poca normalità, naturalmente qualcuno si avvantaggia. Grazie Stefano, grazie mille. Di che municipio sei te? Di che zona? Io il sesto, l'ex ottavo, va municipio bene. Di estrema periferia.
Meno male che abbiamo sentito queste voci, perché un'altra accusa che viene fatta a questa giunta è di occuparsi solo del centro e non per nulla delle periferie. Quindi questa io la raccolgo dai giornali. Grazie a Stefano, grazie a voi. Consigliere del Movimento 5 Stelle, e mi fermo qua. Domani torniamo alle 13.30. Vi ricordo che la replica è alle 21.15 circa, 21.15, 21.20, dipende dalla pubblicità, e che però trovate questa puntata e tutte le puntate sul sito tgcom.it. Buona giornata.